inedite firmate dal cantautore romano. Lo ha intervistato Vincenzo Mollica. Ma la vita che mi aspetta non mi fa paura. Il domani che mi aspetta non mi fa paura. Renato Zero, Amo, capitolo primo, è uno degli album più belli della sua carriera, il primo di due CD in cui il cantautore racconta la sua vita e il suo pensare con questo spirito. Che mi aspetta e non mi fa paura. Trucchi, ai miei lustrini, a questa sfacciataggine che voleva dire non lasciatemi solo, che ho forse guadagnato amici, di viaggio, amore, non e la di e di